effettivamente per dare il ritmo giusto a questo come possiamo dire, questa agone dialettico tra è meglio il libro, no? È meglio, ah sì, questa sfida bastava anche, una sfida, sì. anche meno. Allora, questa era la scelta musicale di uno dei nostri due ospiti, nello specifico di Flavio Nuccitelli, e c'è anche Alessio De Santa al telefono. Buongiorno a tutte e due. Ciao a tutti. Allora, partiamo da Flavio, visto che ha scelto questo brano. Come mai l'hai scelto? Beh, perché se intanto perché insomma è un brano che amo e che ha accompagnato moltissime serate, più che altro, forse, infatti non era particolarmente diurno, perché se parliamo di adattamento libro-film, Trainspotting sicuramente diciamo è uno dei casi forse più eccellenti di rispetto di quello che è il libro e anche un caso poi di adattamento che è rimasto nella storia del cinema, nell'iconografia mondiale. E poi si lega anche all'ultima scelta musicale dell'ultima volta che Flavio Nuccitelli è passato da Letture Metropolitane, esatto. Io con grandissima franchezza non mi ricordo. Presentando Frenesia, potrebbe, anzi è stata acchiappata per essere trasposto, ma ne parliamo più in là. Sì, esatto. Allora, intanto Flavio e Alessio saranno ospiti di Supercali, che è questo festival di cui noi parliamo, ricordiamo ogni anno perché siamo particolarmente affezionati, un festival che si tiene a Vigevano quest'anno dal 13 al 15 settembre, quinta edizione, un festival ideato da Ludovica Giuliani, che è la libraia di Le Notti Bianche, appunto libreria di Vigevano, e coordinato da Chiara Milesi. Un festival molto interessante che appunto unisce un po' le varie tipologie di intrattenimento e anche di scrittura per l'intrattenimento, e in questo caso fra i vari ospiti, che sono tanti, insomma trovate il programma sui social e online, ci sono un sacco di persone interessanti, c'è Marina Pierri, c'è Gabriella Giliberti, tutta gente che è passata qui 100 milioni di volte, quindi insomma noi ci vantiamo anche di essere in contatto con queste persone. Matteo dovremmo Saudino dovremmo andare anche noi così perché... a guardare, però insomma Vigevano come dicevo non è proprio dietro l'angolo. E voi vi occuperete di questo talk, in realtà Flavio penso che tu sarai anche all'apertura se non sbaglio, giusto? Sì, okay. Sì, a parlare proprio con Ludovica. Con Ludovica, e poi vi occuperete di questo talk, è meglio il libro o il film, giustamente utilizzando le vostre competenze di persone che diciamo viaggiano, no, tra questi diversi tipi di scrittura. E intanto non voglio chiedervi anticipazioni perché mi dispiacerebbe spoilerare, però come vi approcciate anche singolarmente a questo tema? È una cosa che quando magari, non so se ve l'ha proposto Ludovica o se l'avete scelto voi, avete detto vabbè ma dai per l'ennesima volta parliamo di questo, oppure dai per una volta facciamo chiarezza su questo? Iniziamo da Alessio. Iniziate da me. Allora, io sono, premettendo che io sono un fan degli adattamenti brutti, okay. Mi fa volare l'idea che qualcuno abbia scritto un'opera molto bella e che qualcun altro abbia detto ehi, ma questo sarebbe bellissimo in esempio un film, e lo rende un'opera bruttissima. Quindi per me questa cosa qui, cioè il fatto che tu uno parta da un'opera bella e ne tiri fuori una brutta, per me è una cosa meravigliosa. Okay. Di per sé. E prima abbiamo parlato di Stephen King. Infatti quindi... stavo per dire che Stephen King maestro, esatto, di queste cose, di queste oscenità. Esatto, Stephen King maestro, anche perché lui a un certo punto ha capito che il suo lavoro era scrivere libri, e ha demandato completamente al suo agente di vendere i diritti e farci un po' quello che voleva, perché si era rotto le scatole di starci male. Okay. Stephen King una volta in un'intervista ha detto: io scrivo i libri, poi se tu li compri e vuoi costruirci una casa per un criceto, a me mi interessa solo che l'hai comprato. E la stessa cosa vale un po' per gli adattamenti, ecco. Quindi, vai a dire qualcosa. Diciamo che questa, come dire, è un argomento che a me proprio è caldissimo, quindi quando me l'hanno proposto ero felicissimo, ecco. Flavio, invece tu che ne pensi? Ma io anche sono un grande fan degli adattamenti, in realtà io in generale, perché penso che sia... Cioè penso, amando sia la lettura che i film, le serie, penso che vedere trasposta una cosa da un medio all'altra ha sempre un coefficiente magico. Poi gli adattamenti brutti purtroppo sono una piaga che ci tocca, però a volte diciamo riescono a fare il giro e a diventare quasi divertenti. Però mi piace proprio
come funziona l'adattamento, come appunto come si trasporta un'idea, una storia, delle immagini da un media dove te li puoi immaginare e puoi avere tu, diciamo, una parte di costruzione dell'immaginario a un altro che invece è fatto per immagini, per cui poi, diciamo, ti inchioda a una versione di quella realtà. Vorrei entrare un pochino di più nella vostra biografia, perché se Alessio De Santa ha scritto La principessa che amava i film horror, e quindi andiamo dalle parti del genere, ma anche un bellissimo fumetto che ho veramente molto apprezzato anni fa, si chiama The Money Man, Dei Money Man. Mi sa che trovate la recensione anche sul nostro canale. Sul canale, sì. Sì, ed è una biografia. È veramente un ottimo lavoro, ma soprattutto... Grazie. È la biografia a fumetti di Walt Disney, ma non Walt Disney quello che raccontato da Walt Disney, è raccontato da fonti, da una ricerca, da un lavoro serio. Quindi mettiamo insieme anche il genere nell'adattamento. Prima abbiamo parlato di Stephen King, ma anche di Maxine, di Ty West. Quale e se c'è un genere che con l'adattamento va più a braccetto, va meglio? Cioè ne guadagna proprio in quanto quel genere, dici? E anche in quanto film autonomo. Iniziamo da Alessio. È facile questa domanda. Quanto film aspetta, fammi capire bene. Se c'è un genere che è più facile o che giova meglio dell'adattamento. Secondo me sì, intendeva questo. Sì, sì. non ne sono certa. In questo momento io direi, vista vabbè, siamo in un momento un po' di crisi, ma gli ultimi 20 anni sono stati dominati a Hollywood dal cinecomic. Quindi direi che l'adattamento, che se ci pensate è stata una roba che ha avuto più fallimenti che non successi all'inizio, e poi quando è arrivata la Marvel e ha capito come fare questa cosa, è diventata il sistema di Hollywood, si è marvelizzato, come si dice in gergo tecnico. Quindi forse l'adattamento che giova di più è quello dal fumetto, direi. Come genere, ma ti dico, l'horror, grandi adattamenti, a parte Stephen King, non me ne vengono in mente. No, sai cosa? Forse no. Cioè, ci sono grandi classiconi che sono stati adattati a film. Non so, mi viene in mente Il colore viola, che ha una storia particolare, di cui se poi volete vi racconto, ma potrei tenervi una giornata, potrei farci una tesi di laurea su quel film. Pure su quel film trovate un approfondimento. Sì, anche su quel film trovate un approfondimento tra libro, film 1, musical, film 2. Tutta un... Esatto. Dobbiamo sentirci più frequentemente. Assurda, sì. Certo. Quindi siete già al corrente di tutta la, sì, di tutta la trafila, esatto. No, quindi sì, forse, cioè, allora, i film, come dire, i libri molto di genere forse hanno più facilità, perché gli stilemi di un genere, quando sono forti, aiutano l'adattamento. Non so se mi spiego. Sì, sì, nel senso, sapere che stai facendo un horror o un film noir, se il libro è noir, ricalca già degli stereotipi che tornano utili poi quando devi adattarlo. Certo. Quindi, che però non vuol dire che sia un successo garantito. No, no, per carità. Però magari hai delle direttive, no? Un minimo, insomma, almeno sai che ti devi muovere per un binario. Flavio, tu che ne pensi? Tra l'altro, partendo pure qui dalla tua biografia, dal tuo curriculum, perché... Sì, dal tuo essere uno scrittore, ma anche uno sceneggiatore, e insomma... Hai collaborato con Luca Guadagnino per We Are Who We Are, ma anche con la trasposizione di Amaniti su Amaniti, di Anna, quindi... Esatto. Sì, lì è stato un caso di adattamento, diciamo, abbastanza sereno a livello di lavorazione, perché appunto l'autore del libro era l'autore del film, per cui tutto quello che, diciamo, andava seguito in maniera fedele, tutto quello da cui ci volevamo discostare per esigenze poi appunto di media, di budget, di soldi, era tutto gestito dall'autore del libro, per cui tutto è stato fatto con estremo rispetto, diciamo, anche dell'opera originale, o quello che è stato inserito è stato fatto comunque sullo stesso stile, quello era molto coerente, infatti è stato un lavoro bellissimo, e il risultato appunto è una di quelle volte in cui guardi la serie e dici effettivamente in alcune cose è anche meglio del libro, perché ovviamente è più ricco. Per quanto riguarda i generi, io penso, volevo dire una cosa, che ci sono proprio dei generi che a me piace, mi rendo conto che ci sono dei generi che mi piace più guardare e meno leggere, ed è il caso degli horror, per esempio. Dove cito uno dei miei autori preferiti, che è Mike Flanagan, che è veramente specializzato in
adattamenti da horror, appunto penso alle serie che ha fatto su Netflix, L'incubo di Laus da Shirley Jackson, Bly Manor da Harry James e La caduta della casa degli Usher da Alan Poe. Però mi rendo conto che vedere un horror, proprio perché è visivo e quindi mi trasmette di più delle emozioni, del spavento, eccetera, mi dà molto più gusto, mi dà molta più soddisfazione che non leggerli. E ci sono dei generi invece come i gialli, per esempio, che mi piace molto più da leggere perché seguo il ritmo, diciamo, dell'indagine, delle cose, eccetera, lo seguo di più con il ritmo della lettura che non invece vedendolo. Certo. Alessio, anche tu hai queste preferenze? Preferisci leggere un genere o vederlo? Mi ha fatto molto pensare questa cosa di Fabio perché, da un certo punto di vista stavo pensando che ci sono più registi horror bravi che non autori di horror bravi, secondo me. Nel senso che concordo. Secondo me, perché si producono anche più film horror, perché spesso sono film a budget medio-basso, quindi di solito gli esordienti li buttano sull'horror, se hanno una vena così, se hanno dimostrato di avere una vena così, facendo magari qualche cortometraggio. Spesso i film d'esordio di alcuni tipi di registi sono film horror e quindi c'è molta più creatività negli horror, li guardo sempre molto volentieri e quindi sono d'accordo anch'io, ma credo che dipenda dal fatto che secondo me l'horror scritto deve basarsi non sui jump scare, quindi i momenti in cui si alza la musica, cioè lo spavento, ma deve basarsi molto di più sulla psicologia dei personaggi. Certo. Cioè io mi ricordo che quando ho letto It di Stephen King, cioè io ho chiesto a mia madre di giustificarmi la scuola per 4 giorni perché dovevo finire quel libro e sono stato a casa a leggere per 4 giorni per leggermi le ultime 500 pagine di It perché per me, cioè io ero completamente coinvolto nella storia e cioè io non sono sceso in cantina per 2 anni perché avevo il terrore di trovarmi un'entità, perché non è un pagliaccio, ricordiamolo. Sì, perché certo. Esatto. È l'essenza stessa della paura. Infatti, per esempio, ecco, questa è una cosa che secondo me negli adattamenti cinematografici o televisivi, nel caso del primo Hit, non possono, come dire, è la grande fondamentale differenza che c'è tra il medium visivo del cinema e quello invece, come dire, psicologico del libro, no? Cioè, come diceva Baricco quando hanno adattato 900, lui diceva io scrivevo pantofole e uno si immaginava le pantofole, invece quando devi fare un film c'è una persona che si deve occupare di trovare le pantofole che si usavano nel 900 su una nave da crociera. E quindi, cioè, mentre il libro è aspecifico in certe parti e lascia l'interpretazione a chi legge, il film è totalmente specifico, cioè la pantofola è quella pantofola lì. Così facendo, l'horror, per esempio, di It, che era la paura delle persone, deve diventare un ragno gigante o un pagliaccio, perché non puoi lasciarlo al caso. Cioè nel libro ci sono dei ragazzi che vengono assaliti da cose che non sai cosa sono, e nel libro si può fare, nel film no. Certo, è chiaro che il cinema da un certo punto di vista è molto, proprio per i suoi budget, può fare tante cose, ma paradossalmente non potrà mai fare quanto un'immaginazione umana o quanto una capacità, diciamo, di scrittura, che è quello poi che fa la differenza. Ovviamente nel libro ti permette di avere delle sensazioni totalmente anche personali, no? Cioè lì a quel punto in It, ora prendiamo It perché stiamo parlando di It semplicemente perché è uno dei più grandi romanzi esistenti, ma in quel caso tu potevi vederci la tua paura anche, no? Nel senso, fra le paure loro, in più tutto un discorso gigantesco, enorme sulla società americana, sull'adolescenza, vabbè, una cosa infinita. Comunque, spostandoci... Perdonami, tra il romanzo e il film ci dobbiamo mettere anche la forma di fumetto,
che è un po' a metà strada tra sì, la velocità. Sì, certo, anche certo. E invece per quanto riguarda torniamo, diciamo, usciamo dai generi, ecco, rimaniamo su, in generale sulla scrittura per film o per serie e la scrittura per libri. Per esempio, prima un'ascoltatrice ci scriveva: i due adattamenti migliori rispetto al al libro Big Fish di Tim Burton e Le ali della libertà. Vedete che King c'è sta sempre, perché sono uscite delle monnezze mostruose, come anche delle cose stupende, facendo tante cose necessariamente. E a cosa pensate quando pensate ad un adattamento molto riuscito o a un adattamento molto poco riuscito? Flavio. Allora, scusa, io volevo aggiungere una cosa. Sì, vai, 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 certo. È molto interessante, e anzi, cioè, nel senso, il paradosso secondo me dell'adattamento è che, nonostante il cinema sia il mezzo che trasmette per immagini, in realtà paradossalmente è il libro, proprio per quello che dicevate, che ha più potere, certo, di cioè più libertà di rappresentazione, sì, sì, tramite immagini, e può andare, diciamo, può spingersi oltre. Penso a degli adattamenti molto problematici, le 120 giornate di Sodoma, la scuola, certo, cattolica, ma anche Requiem for a Dream, che comunque poi nel momento in cui devi mettere in scena quella violenza lì, secondo me, diciamo, da regista o da sceneggiatore hai sempre un po' uno scrupolo, perché poi quella violenza, un conto se io te la lascio immaginare, un conto se poi invece devo fartela vedere, che diventa molto più problematico. Mm-hmm, e, certo. Per quanto riguarda gli adattamenti, io, se penso ovviamente al mio preferito, è chiaramente Jurassic Park, mm-hmm, ma per il semplice fatto che leggendo il libro tu non puoi credere che qualcuno possa realizzare quella cosa lì come l'ha fatto Steven Spielberg nel 94, per cui, insomma, per me quello è proprio il coefficiente di meraviglia più ampio alto, di tutti. Sì, e altrimenti una cosa più recente è proprio Hill House, che viene da un romanzo straordinario, e che è un horror, diciamo, nella testa della protagonista, sì, e Mike Flanagan riesce veramente a darti la sensazione dell'orrore che una persona può avere in testa, diciamo, con depressioni o malattie mentali in genere. Mm-hmm. Poi ci torniamo su questo, Alessio. Allora, beh, io come adattamento perfettamente riuscito mi gioco Forrest Gump, okay, perché Forrest Gump l'ha letto poca gente, ma che chi l'ha letto prova uno stupore incredibile, perché praticamente Forrest Gump è un libro di poco più di 100, neanche 100 pagine, cioè un libricino, mm-hmm, e diciamo che veramente ha in luce l'idea di che cosa poi è diventato il film, ma un poco di più, cioè neanche una bozza. E è carino, ma non ha niente della grandezza del film. Non ha, per esempio, cioè ha il concetto di questa persona, appunto, che attraversa i grandi momenti della storia americana, ma ad un certo punto, cioè, lui va nello spazio, cioè, nel senso, diventa una cosa, come dire, al punto che non ci credi del, sì, tutto. Invece nel film sono riusciti a rendere questa cosa totalmente credibile, il personaggio a renderselo vicino e anche simbolo di qualcosa che nel film non c'è, e a non so, secondo me anche a raccontare pezzi di storia americana con un sorriso, cioè è veramente un grandissimo lavoro autoriale, mm-hmm, lì dietro. Quindi io tra quelli riusciti bene mi gioco questo, tra quelli riusciti male io mi gioco senza ombra di dubbio l'adattamento televisivo indonesiano di Harry Potter, sul quale ho fatto un video, perché, ragazzi, questo è, cioè, l'adattamento indonesiano di Harry Potter sono 43 ore di film, adattato senza chiedere i diritti alla Rowling, quindi completamente tutto in maniera truffaldina, con degli effetti speciali che, se li mettiamo io e Flavio così a fare un film, credo che esce quella roba lì, nel senso che proprio a fare gli effetti speciali fatti con, non so, le cose scaricate da internet e un computer degli anni 80, ed è, cioè, veramente meraviglioso, perché ti accorgi proprio che
avevano un budget troppo basso rispetto a quello che volevano fare, volevano riempire un sacco di ore di televisione, quindi hanno dovuto allungare un sacco di roba. Io mi sono guardato, credo, 8-9 ore di questa cosa, che purtroppo hanno tolto da YouTube per in totale fascinazione, perché veramente è qualcosa di è tutto sbagliato, e però nell'essere tutto sbagliato io l'ho amato. Immagino. Quindi ecco, mi gioco questo qui. Figurati se indonesiano di Harry Potter. Figurati se la simpaticissima Rowling non lo faceva togliere in qualche modo. No, certo, la proprio certo. La strano, perché insomma così aperta verso il mondo. La... Tra l'altro. Ma se la sono giocata sul filo della denuncia. Hanno cambiato tutti i nomi, hanno cambiato. No, io sto guardando già solo come sono vestiti. Cioè, già solo quella è una cosa meravigliosa. Si chiama Alfa, sì, sì. Cercare online, io ci ho fatto un video sui miei social, quindi se volete vederlo ho fatto un video, un estratto, ma se volete cercarlo ci sono foto e video in giro. Alfa, l'Harry Potter indonesiano, un capolavoro totale. Io casco completamente invece dal pero della trasposizione di Forrest Gump, davo tutto il merito a Zemeckis. Cioè, non sapevi che ci fosse un libro? Non sapevo, ma adesso vedo che Winston Groom è l'autore, che tra l'altro è morto se non sbaglio, nel 2020, ha fatto anche un seguito. Ha fatto un seguito di Forrest Gump, che però non è mai stato fatto. Questa dice molto di come funziona Hollywood, perché nonostante il successo incredibile del primo Forrest Gump, lui ha fatto un adattamento per un secondo Forrest Gump, il quale però è andato a proporlo la mattina dell'11 settembre, tra l'altro oggi è l'11 settembre, sì. Quindi meraviglioso che cada qui. E praticamente nel momento in cui lui alla radio ha sentito che stava succedendo questa cosa, ha capito che il film non sarebbe mai stato fatto, perché il film era un film di buone vibrazioni, di spirito nazionale americano, eccetera. Lui ha realizzato che in quel momento storico per 10 anni non avrebbe mai avuto l'opportunità di fare questo film, non gli avrebbero mai dato i soldi, e infatti così è stato. Infatti è stato così. Certo. Ma tanto adesso Donna Trump si fa. Ma no, zitto, non le di ste cose, non le di. Allora, a proposito invece di un argomento importante che mi è venuto in mente anche quando Flavio ha citato Abbiamo sempre vissuto nel castello, o in generale anche, diciamo, un argomento che ha molto senso con Stephen King, che è quello del pubblico e in particolare dei fan, perché diciamo il problema quando si racconta una storia già conosciuta, o comunque nel caso di alcuni libri che sono sconosciuti e che poi diventano famosi, appunto parliamo di Forrest Gump, il problema non si pone. Però adattare un libro di Stephen King, adattare qualcosa che ha già una grande storia come libro, è ancora più problematico, perché c'è l'aspettativa, che non è solo un'aspettativa di qualità, che ci potrebbe anche stare, ma è un'aspettativa di come ognuno si immagina e si è immaginato o ha discusso con gli altri fan di quel particolare mondo raccontato nel libro. E questo è un ulteriore problema. Vorrei sapere che ne pensate voi. Flavio. Sì, questo è infatti il problema, soprattutto penso dei grandi brand tipo Harry Potter, appunto, che è stato amato moltissimo in maniera, diciamo, isterica da tutti noi che ci siamo cresciuti insieme, ma anche da chi insomma l'ha preso più tardi, e poi nel momento in cui vai a vedere il film hai quel misto di aspettativa, perché finalmente vedi appunto hai modo, diciamo, di rivivere quella storia lì e hai modo di vederla sotto un profilo diverso, e poi però ti scontri con la brutale realtà dei fatti, del fatto che appunto, come dicevo prima, l'adattamento poi cinematografico prende una forma specifica, che è quella decisa dal regista, lo sceneggiatore, la produzione, eccetera, però è quella forma lì, e quella forma lì rimane per sempre, per cui poi gli attori che loro hanno scelto saranno, è il caso di Harry Potter per esempio, che ha continuato ad uscire dopo l'uscita dei primi film, per noi poi Harry Potter era diventato Daniel Radcliffe, non c'era più spazio per quello che ti eri immaginato tu. Penso anche a Game of Thrones, su cui sono stati fatti una marea, diciamo, di critiche, soprattutto rispetto al finale, perché lì il finale dei libri ancora non c'è, per cui gli sceneggiatori hanno dovuto... E secondo me non ci sarà mai, posso dire questa cosa. Erano comunque in accordo con Martin, però hanno dovuto un po' speculare su quello che sarebbe stato il finale, certo. E questo per i fan che comunque avevano seguito la serie con...
diciamo, con passione, perché poi è molto fedele e comunque è la serie migliore che sia mai stata prodotta, scritta, realizzata di sempre, però poi sul finale, diciamo, ognuno interveniva con quello che lui si sarebbe immaginato come finale della serie, però questo è, diciamo, il inevitabile in qualche modo, inevitabile, ed è il grande, diciamo, scoglio con cui ti scontri nel momento in cui ti dicono: ok, abbiamo preso i diritti di Il Codice da Vinci, 50 sfumature di grigio, penso appunto a casi editoriali ampi, poi sai, nel caso di 50 sfumature di grigio c'è poco, diciamo, da rovinare le aspettative. Sì, infatti. Quello è, cioè, il senso, il libro è semplice. Avresti potuto solo fare di meglio, in teoria, però non so se... Esatto, io poi non l'ho visto, esatto, il film, non ho manco letto il libro, però insomma non so se... No, io il libro il film l'ho visto, ho letto metà del libro perché appunto era un caso editoriale, volevo capire di che cosa stessimo parlando. Lì, insomma, la trasposizione è abbastanza diretta, però nel caso appunto di Game of Thrones è complicato. Mm-mm. Alessio? Ma allora io, secondo me, allora, nel momento in cui tu, cioè, allora, mettiamola così, il pubblico ha sempre delle aspettative e secondo me molto spesso, cioè, e ha pochissima dimestichezza su come funziona il sistema. Mm-hmm. Quindi chi vince dentro questa cosa è chi riesce a usare le cose specifiche del medium su cui sta lavorando per ingaggiare lo spettatore. Vi faccio un esempio proprio che mi viene dal cuore. The Last of Us, la serie che ha avuto un successo pazzesco 2 anni fa, è tratta da un videogioco e chi è fan, chi ha giocato al videogioco, cioè parliamo di un videogioco che è stato premiato per 2 anni come miglior videogioco dell'anno, quindi stiamo parlando di una roba clamorosa. Chi ha giocato al videogioco ha le atmosfere, ha i personaggi nel cuore. Quando hanno deciso di farlo diventare una serie TV, hanno realizzato che certe cose che erano specifiche della modalità del videogioco, come ad esempio l'esplorazione di un'intera città distrutta e invasa dagli zombie, e tu sei libero di girare nella città e di usare le risorse che hai per sopravvivere, eccetera, quella cosa lì, che è il 60% dell'esperienza del videogioco, non era possibile renderla in televisione. E quindi il risultato è che hanno tolto la parte fondamentale dell'esperienza del videogioco, hanno preso la storia e hanno cominciato a farti domande sulla storia per trovare modo di rendere queste cose con i limiti di budget che avevano, che non erano bassi, per carità, perché è una serie per cui avevano qualche bel decina di milioni a episodio. Però la cosa meravigliosa è che si sono fatti, secondo me, le domande giuste. Il terzo episodio della stagione, se vi capita, è un episodio che è quasi stand alone, quindi si può guardare anche senza guardare il resto della serie. È un episodio che approfondisce due personaggi che nel videogioco intende che uno non lo vedi neanche perché è già morto, e l'altro lo intuisci ma lo vedi in totale per qualcosa come 6 minuti su un videogioco che ha 40 ore per il completamento. Lì si sono detti: ok, questo personaggio è un personaggio che ha una storia dietro, raccontiamola. E questa cosa qui ne è scaturito uno degli episodi, è stato messo la settimana scorsa nella lista dei 100 episodi migliori della televisione. Questa cosa qui è per me quello che un adattamento deve fare, cioè usare cioè capire le intenzioni del primo medium e cercare di trasporle nel medium di arrivo, ok? E secondo me quello è proprio un esempio clamoroso di un caso ben riuscito. Nessuno degli amanti del videogioco si è lamentato perché quando mi dai delle parti in più, delle cose, sento che la storia è credibile, i personaggi sono credibili, eccetera, io alla fine me la bevo, ecco. Certo, cavalchiamo questa onda di Alessio, chiedo a questo punto anche a Flavio: qual è la cosa che una delle cose che secondo te l'adattamento deve fare? Allora, l'adattamento secondo me deve, e questo appunto io me ne sono reso conto mentre lavoravamo su Anna, quindi, e lavoravo direttamente con l'autore di entrambi, per cui avevo modo di capire diciamo dove stava il cuore di una cosa e dove sarebbe arrivato il cuore della serie,
e l'ho capito vedendo anche appunto la trasposizione di senso, non necessariamente nella stessa sequenza, nella stessa scena, neanche nello stesso personaggio a volte. Secondo me quello che deve fare un adattamento necessariamente è appunto non tradire il cuore dell'oggetto che stai narrando, e non parlo solo del tema o dei personaggi, perché a proposito cito Watchmen, mm-hmm. che è, insomma, è una graphic novel di Alan Moore che è, per me è parte proprio stessa della mia formazione come lettore, come scrittore. Poi io sono un grande amante dei supereroi e secondo me Watchmen è filosofia dei supereroi, è una cosa, un'opera brillante. Quando HBO ha detto che avrebbe annunciato la serie, avevo un po' di paura, perché poi insomma Watchmen tocca delle cose anche molto, diciamo, impalpabili, è un'opera strana, e effettivamente la serie è abbastanza diversa dalla graphic novel in termini di personaggi, in termini di racconto, ampia delle cioè aggiunge delle storyline che nel fumetto non sono presenti, ma in realtà racconta proprio la stessa tipologia di personaggi, lo stesso tipologia di paure. Ci sono delle cose molto più fedeli, ci sono delle cose che sono completamente distanti, però mantengono lo spirito di quello che è Watchmen, per cui poi la serie me la sono goduta, e me la sono goduta quasi come fosse un'opera a sé, cioè quasi come fosse un'opera, diciamo, originale. E penso sempre a un'altra serie di HBO che è Lovecraft Country. Ah. Sì, che meraviglia. Là, insomma, da tutto il mondo Lovecraft. Esatto, quella è una meraviglia, perché effettivamente ti trasporta nel mondo di Lovecraft citando da varie opere, nessuno in particolare, però è effettivamente fedele allo spirito di tutto quello che ha letto di Lovecraft. Sì, sì, sì. E così Watchmen, e così per esempio La caduta della casa degli Usher. Stavo pensando esattamente a quello. È lì, però, per esempio, a me è piaciuto moltissimo, però qualcuno potrebbe dire sì, però è tutta un'altra cosa. Sì, è tutta un'altra cosa in effetti. Cioè... sì, però effettivamente quando fai un adattamento ti prendi una licenza di trasporre qualcosa, certo. E di cambiargli anche magari contesto storico, contesto sociale, purché tu non diciamo tradisci il senso di quella che è l'opera, e la serie di McFlanagan non lo fa. No, peraltro, certo. fa un, proprio a livello di forma, fa una cosa geniale, perché prende uno dei racconti come, diciamo, novella quadro, e poi ognuno degli altri episodi è un racconto a sé, eppure fanno tutti capo a un unico racconto che lui ha scelto, diciamo, come quadro della narrazione, ed è, nonostante sia ambientato oggi, peraltro c'è anche la trasposizione di senso di House of Usher come casa, luogo fisico, che è quella del libro, e House of Usher come casata degli Usher, che è quella della serie, ma non ne tradisce il senso, perché tu effettivamente sei in un'opera di Allan Poe, nonostante, diciamo, non sia effettivamente quello che hai letto. E questo, secondo me, poi è quello che rende un adattamento brillante, a prescindere da quanto sia fedele. Voglio ringraziarvi veramente tanto per queste parole. Sappiate, ascoltatori e ascoltatrici, che Alessio De Santa e Flavio Nuccitelli continueranno questo discorso a Supercali, a Vigevano, domenica 15 settembre, esattamente alle 18. Ma per, come ultima domanda, io non posso fare altre domande a Flavio Nucci, avendo Flavio Nuccitelli al telefono, dopo che ho letto questa notizia che la media company Stampede Ventures, avrò detto forse male, ha acquistato il tuo libro per farne una serie televisiva. Non ti voglio chiedere nulla di riservato, ma cosa succede quando arriva una lettera del genere? Come è fatta? Come va? Cosa succede? Succede che tu tieni il telefono vicino con il numero del 118 già digitato, perché non sai effettivamente quanto rimane in piedi. No, succede che è una cosa incredibile, soprattutto perché appunto hai modo, cioè sai che quello che tu hai immaginato come scrittore, che è stato nella tua testa, che ti sei costruito con delle immagini tue, diciamo anche un tuo gioco personale, nel senso che poi quando scrivi sei tu che giochi con i personaggi e che gli fai fare delle cose, improvvisamente può diventare qualcosa, e quindi tu puoi effettivamente vedere la personificazione di quello che tu hai immaginato, a volte, diciamo, sicuramente in maniera diversa, altre volte più fedele, però gli dai proprio, dai, nel senso letterale del termine, dai una forma ai tuoi sogni, alle tue idee, e questo è più l'emozione o più la paura? Una cosa...
No, è più l'emozione, okay. Devo dire la verità, okay. È più l'emozione. Fantastico. Anche perché appunto io avevo chiesto, e poi mi è stato in realtà detto dalla casa di produzione che loro mi volevano anche nella scrittura della serie, ma era una cosa che insomma avevo chiesto io come condizione sine qua non, perché non, proprio perché sono le mie idee, la mia storia, il mio primo romanzo, per cui insomma per me era necessario starci un po' dentro. E mi auguro appunto che anche dove dovessimo prendere delle scelte magari leggermente diverse dal libro, volessero aggiungere, dico una cosa a caso, un personaggio, una situazione eccetera, comunque stare lì dentro mi permette, quello che dicevo prima, di non tradire poi il senso della storia, quello che è il cuore della storia, perché io so, diciamo, quella storia, Frenesia, sono 270 pagine, però per me quell'universo è molto più espanso nella testa, certo. Per cui so, diciamo, dove andare a pescare per inserire cose nuove, allargare eventualmente la storia. Sì. Conoscendo la Media Company invece di proprietà del protagonista di The Money Man, immagino che Alessio De Santa abbia ricevuto adesso una richiesta fedele della trasposizione del suo bellissimo fumetto. Torniamo. Ma magari sarebbe. Cioè, lo vediamo su Disney Plus, no. Sicuramente dopodomani, sì. Ma proprio con quelle forme. Allora, dovete sapere che prima di fare il libro su Walt Disney, io un passaggio con degli avvocati l'ho fatto. E perché ovviamente, cioè, nel senso, ci sono dei problemi enormi, nel senso che Walt Disney, oltre ad essere un imprenditore, cosa che nel libro in realtà viene messa un po' in discussione, perché il vero, la parte economica gestionale dell'azienda in realtà non la faceva Walt Disney, la faceva suo fratello, e che è quello che poi racconta effettivamente la storia del mio libro. Praticamente Walt Disney era un personaggio pubblico, la sua firma è sotto copyright, la sua immagine è sotto copyright, quindi andavamo a toccare tutta una serie di cose, perché non so se il pubblico generalista lo sa, ma non è che puoi fare un libro, che ne so, su Brad Pitt senza chiedere a Brad Pitt, ovviamente. Quindi teoricamente tu puoi fare questo libro, ma se poi l'avvocato di Brad Pitt gli cade l'occhio, ti arriva una denuncia, ok? La stessa cosa funzionava un po' con Walt Disney, quindi fondamentalmente ho chiesto un po' agli avvocati, ma hanno detto finché rimane in Italia, nell'editoria italiana, eccetera, secondo noi, cioè, è più costoso farti causa che non quello che gli può tornare, quindi non succederà niente. E però mi hanno dato una serie di accorgimenti che noi abbiamo usato nel libro, tra cui per esempio noi Topolino l'abbiamo sempre fatto vedere come disegno e con la grafica che aveva il primo Topolino, sì. La prima bozza di Topolino. Abbiamo avuto, per esempio, abbiamo tutto quello che viene raccontato su Walt Disney in realtà è un racconto di suo fratello, quindi diciamo che è una ricostruzione fantasiosa, eccetera. Quindi abbiamo usato tutta una serie di espedienti per cercare di evitare di pestare troppo i piedi. Quando il libro è uscito, io l'ho portato all'allora direttrice di Disney, di Topolino, che io conoscevo, e gliene ho regalato una copia per dire vengo in pace. E devo dire che ci è andata bene, nel senso che è un libro che è fatto nella totale volontà di raccontare la storia di Walt Disney in maniera, come dire, senza indorarla da un certo punto di vista, ma anche togliendo tutto un sacco di storie completamente inventate che sono nate, cioè la storia che Walt Disney fosse un nazista, o la storia che fosse uno schiavista, o che odiasse le donne, insomma tutte queste cose qui. Noi siamo andati a cercare le fonti, abbiamo capito perché sono nate queste cose, e quindi abbiamo raccontato una storia che è, cioè, se noi dovessimo farla approvare dalla famiglia Disney, ce l'approverebbero. Okay. Il problema è che ovviamente passano 10 anni e quindi, certo, abbiamo evitato di aprire quell'iter, ecco. Però sì, c'è, c'è anche quel problema lì nell'adattare, fra virgolette, cioè certo, tutto un problema di diritti, di dove vai a parlare, eccetera. Quindi, vabbè. Grazie mille. Un capitolo che no. Beh, vi è andata bene, perché so che la Disney è particolarmente... Non dire cose che no, può succedere. Non voglio dire niente, vabbè, mi sto zitta. Grazie mille Alessio De Santa, sia mai che magari uno della Disney sta ascoltando Radio adesso Radio Elettrica, mi sembra complesso. Alessio De Santa, Flavio Nuccitelli, ritrovate domenica 15 alle 18 al Supercali, che comunque sarà a Bigevano come festival dal 13 al 15 settembre, con un sacco di ospiti
Molto molto interessanti. Grazie mille. Ah, la seconda scelta grazie è la scelta di Alessio. Sì, Mamie Blue di Roger Whittaker, che non è il fratello di Forrest Whittaker, no. Perché ha una T in più, ma soprattutto perché hai scelto Mamie Blue? Allora, l'ho scelta per un motivo un po' strano. Allora, l'ho scelta perché in questo periodo la sto ascoltando 20 volte al giorno. Bene. Ma soprattutto perché è una canzone che, parlando di adattamenti, è forse la più adattata della storia. Cioè, mm-hmm. È stata rifatta in, credo, solo in Italia in tre versioni diverse, tra cui una di Mana Spagna, e però è una canzone che è sempre passata un po' sotto i radar. Quindi mi piaceva questa idea che fosse continuamente riscritta, riadattata e ricantata, però rimanesse sempre un po' la stessa cosa. Quindi è un po' un esperimento strano. Vedi, prima... E un po' anche per riscoprirla, perché secondo me la si ascolta troppo poco. Prima abbiamo aperto, o meglio, dopo il primo brano della scaletta abbiamo fatto... con un adattamento di Volevo un gatto nero di una, K-pop, una band coreana. Se vi capita è c'è una il cosa podcast. Interessante. Anche vi mando poi i link, fortunatamente abbiamo adesso i contatti, sicuramente ci risentiremo in futuro. Grazie mille, davvero. Grazie, a presto. Ciao. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao.